Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro. Prima di cominciare la conversazione con Alberto Garlini, ascoltiamo i contributi e il saluto dell'assessore Alessandro Ciriani, scusate, del sindaco Alessandro Ciriani e dell'assessore Pietro Tropeano. Questo ha comportato anche l'annichilimento della creatività, della vitalità e dell'effervescenza che hanno sempre caratterizzato Pordenone. Ma noi non ci arrendiamo. Come comune vogliamo testimoniare che in realtà, nonostante tutte queste restrizioni, esiste ancora un cuore pulsante, fatto di musica, fatto di teatro, fatto di letteratura, fatto di tutte quelle espressioni artistiche che rendono Pordenone una capitale della cultura indipendentemente dai riconoscimenti formali. Così come durante il lockdown abbiamo portato direttamente nelle case dei pordenonesi spettacoli e varie iniziative, lo facciamo anche in questo caso, in una forma più ridotta, ma non consideratelo come un fine, come necessariamente un destino, al contrario, questo è un aperitivo perché i nostri comportamenti e ovviamente l'auspicata campagna vaccinale di massa ci consentiranno presto, speriamo, di assaporare appieno il gusto di ritrovarci, di stare insieme. Il gusto della relazione, il gusto dell'amicizia, il gusto di poter sentire un concerto, guardare un film o assistere ad un'opera teatrale dal vivo. Questo è il nostro auspicio, nel frattempo ci vediamo online. Benvenuti a questo appuntamento, al primo appuntamento della Cultura Viaggia Online, voluto fortemente dall'assessorato alla cultura del Comune di Pordenone, naturalmente con la collaborazione di tutto lo staff della Biblioteca Civica e dell'Ufficio Cultura, propone una serie di eventi. Il primo inizierà oggi, lo vedete fra poco, e ringrazio lo scrittore Alberto Garlini e la sua moderatrice Antonella Silvestrini che apriranno questo ciclo di eventi. Vuole dare a tutti voi da casa, comodamente da casa, un momento di tranquillità in una situazione sicuramente non bella, quella che stiamo vivendo. E il tutto si ripeterà ogni venerdì e ogni sabato dalle ore 18 nel canale YouTube, nel canale Facebook e nei canali YouTube del nostro comune. Un evento importante, un evento che ci riporta un po' a godere di cultura, una cultura che purtroppo per i motivi che già sapete abbiamo dovuto limitare soprattutto negli spazi culturali più belli della nostra città, che rivivranno, proprio gli spazi culturali della nostra città, rivivranno con gli autori, con gli artisti e saranno proprio un bel vedere per tutti voi. Quindi vi auguro buona visione, do la parola a Alberto Garlini, naturalmente alla sua moderatrice, e vi aspettiamo ancora domani con un'altra interessantissima promozione, che è quella della mostra su Federico Fellini, la mostra su Federico Fellini che attualmente è in Galleria Bertoia. Oltre a questo, naturalmente, ci saranno dei filmati inediti dalla Cineteca di Cinema Zero, che ringrazio naturalmente per la collaborazione. Una gradita visione a tutti voi. Eccoci qui con Alberto Garlini e il Fico di Betania. Questo libro è stato pubblicato nell'ambito di un progetto editoriale di Aboca, ideato e curato da Antonio Riccardi. La collana comprende romanzi di scrittori italiani che hanno come protagonista un albero. Quindi, Alberto, il Fico di Betania, come ti è nata l'idea di raccontare la storia, una storia poi che è sorta da una delle pagine più enigmatiche del Vangelo. Come ti è venuta l'idea? Ma in realtà Antonio Riccardi mi ha fatto questa proposta di mettere al centro di una narrazione un albero e secondo me è una cosa bellissima anche perché diciamo, il rapporto con la natura, no? È un rapporto che noi diamo per certi versi per scontato e per altri versi per addomesticato. Per noi la natura non esiste quasi più, tutto sommato, no? La natura è fare una passeggiata, la natura è uno spazio antropizzato di campi coltivati.
diciamo, sfruttata dall'uomo. Non vediamo più la natura nella sua forma, diciamo, primordiale, se vuoi, di violenza. Il bosco nelle favole era il luogo dove le persone si perdevano, dove c'erano i pericoli, no? E il bosco era sempre qualcosa di diverso rispetto allo spazio urbano antropizzato. E allora, ecco, l'idea di recuperare il rapporto con la natura, di vedere gli alberi, di parlare in qualche modo, di capire gli alberi, di capire queste rispondenze che ci sono fra noi, è un elemento naturale molto più antico, degli uomini, perché poi alla fine, il genere umano esiste da relativamente poco rispetto invece all'antichità delle piante. Vabbè, aveva stimolato moltissimo come idea di fondo e secondo me fa parte anche di un momento narrativo, no? Ricordiamo per esempio un libro di Richard Powers molto bello, Il sussurro del mondo, che parla appunto del rapporto degli uomini con gli alberi. E quindi mi piaceva l'idea di provare a scrivere una cosa che avesse al centro un albero, dove un albero in qualche modo fosse centrale, fosse qualcosa che ci svelava, diciamo, qualcosa di noi. E quindi quando me l'ha chiesto ero contentissimo. Il problema è che io con gli alberi non è che abbia un grande rapporto, perché io sono esattamente la persona che dicevamo prima, cioè la persona che le alberi li ha solamente visti in uno spazio antropizzato, perché qualcuno li ha piantati, perché qualcuno li cura, perché qualcuno li pota. Un albero vero, in qualche modo, non l'ho mai veramente visto, no? Allora mi sono chiesto come posso avvicinarmi a un tema che per me è così complicato. Allora, proprio in quel periodo, stavo scrivendo un libro che poi uscirà, ci siamo sentiti in questi giorni, quindi uscirà quasi sicuramente in settembre per Mondadori, che riguardava gli anni 70, soprattutto il periodo del 77. Il periodo del 77, come sapete, era un periodo dove c'era molto movimento, c'era appunto il famoso movimento bolognese del 77 e la gente si riuniva in comuni, si pensava alla controcultura, si pensava di cambiare il mondo, si pensava di rivoluzionare, insomma era un periodo estremamente ricco e vitale, un periodo caotico per certi versi, che poi vabbè poi è passato, gli anni 80 sono stati gli anni del riflusso, però nel 77 mi era capitato di vedere questa vicenda, di leggere questa vicenda di un gruppo di questi autori, di questi ragazzi della controcultura che si riunivano in una comune in sostanza e che giravano in qualche modo come dei nomadi, no? In giro. E un giorno finiscono nella tenuta di un nobile in Toscana, mi pare di ricordare. E quindi ovviamente la sera fanno festa, ballano, danzano, fanno il falò, eccetera, eccetera, e il falò probabilmente la festa li aveva presi un po' troppo, il falò brucia un albero della tenuta di questo nobile. Ed era un albero molto importante, da quello che ho capito, un albero ancestrale, no? Che apparteneva a quella famiglia da un sacco di tempo, insomma, che rappresentava per loro, qualcosa di importante. E questi ragazzi che fanno questa festa glielo bruciano. E la cosa che mi ha stupito e che mi è piaciuta molto è che questo nobile che vedeva questi, che era anziano, che vedeva questi ragazzi fare tutte queste loro feste con musica, sesso libero, eccetera, eccetera, probabilmente anche droghe, insomma, tutto quello che volete, lì nella sua tenuta gli bruciano pure l'albero, non chiama la polizia, cioè non chiama la polizia, non cerca di farli punire, ma prende questo momento che potrebbe essere un momento, diciamo, conflittuale, fortemente conflittuale, qualcosa anche che tocca la sua proprietà, che tocca i suoi ricordi, così, lo prende invece come un momento di scoperta. In sostanza, al posto di chiamare la polizia, al posto di entrare in conflitto, va a parlare con questi ragazzi e cerca di capire chi sono. Quindi da una cosa che era tutto sommato potenzialmente negativa, lui la prende invece come una possibilità di conoscere un mondo che non conosceva. Ho detto, ecco, questa mi sembra una bella storia, perché c'è un albero al centro, c'è qualcosa che sembra dannoso e c'è un principio di conoscenza, c'è qualcuno che vuole conoscere una realtà che gli è lontana. A me questa cosa piaceva molto. Allora ho detto, beh, potrei scrivere questa storia qui, non potrei fare. Avevo cominciato a pensare. Poi quando l'ho letta con attenzione, ho capito perché questa storia mi colpiva molto. Perché è in sostanza la stessa identica storia del miracolo del fico che c'è nei Vangeli, di Marco e di Matteo, che è un miracolo in qualche modo incomprensibile, perché la vicenda che racconta è questa, cioè il gruppo di Gesù e dei suoi discepoli, gran parte apostoli, tutti apostoli, si trova a Betania, diciamo nei due Vangeli c'è una differenza del momento, no? Comunque è sicuramente prima della passione, in un caso era già andato a Gerusalemme e torna indietro, nell'altro caso invece è nella strada per andare a Gerusalemme. Prima della passione. Quindi è un Gesù che è già segnato dalla morte, sa già che morirà di lì a pochissimo. Va a Betania, si sveglia una mattina, dopo aver dormito, ha fame, vede un fico
che ha delle bellissime foglie, delle grandi foglie, e si avvicina a questo fico, lo scuote alla ricerca dei fichi per mangiare, perché ha fame, per far colazione, e questo fico però non ha frutti, ha solo le foglie, le grandi foglie, ma non ha frutti. Allora Gesù si arrabbia, proprio molto, molto umanamente, se vogliamo, si arrabbia e lo maledice, maledice il fico e lo incenerisce e condanna il fico a essere sterile. Ecco. E, anche, è un miracolo molto, molto strano, no? Perché è, diciamo, un miracolo negativo che non si risolve in niente di positivo, che è crollato un'impalcatura, però no. Non ci facciamo sconvolgere da questo, però probabilmente evocare i miracoli, creare anche delle reazioni magiche nello spazio a noi vicino. Comunque, quello che succede è che è un miracolo appunto negativo. Di solito i miracoli che ci sono nei Vangeli sono miracoli positivi: ridare la vista ai ciechi, risuscitare i morti, far camminare lo storpio, liberare l'indemoniato, no? Questo è un miracolo negativo che si risolve solamente con qualcosa di negativo, con un albero che viene incenerito, con un albero che viene reso sterile. C'è un miracolo un po' simile, che è quello appunto della liberazione dei demoni, l'indemoniato, che è il famoso Mio nome è Legione, quando i demoni vanno a finire in un branco di maiali, questo branco di maiali viene mandato a cadere giù da un crepaccio. Quindi c'è qualcosa di negativo, in sostanza un branco di maiali viene ucciso per liberare dei demoni. Però c'era anche la parte positiva, no? C'era la parte della liberazione dei demoni. In questo caso qua invece è un miracolo che è totalmente negativo. E nel corso del tempo si sono molto scervellati gli interpreti per riuscire a capire il perché di questo miracolo, perché è difficile trovare una giustificazione. Una delle interpretazioni è stata allegorica, no? Figurale, nel senso che l'albero, questo fico, rappresentava Israele, Israele che mostrava le foglie della fede ma non i frutti della fede, quindi meritava di essere incenerito. Però è un'interpretazione figurale, e molto allegorica, molto astratta. La realtà che a me sembrava invece molto più interessante era quella di riconoscere, come sappiamo, Gesù ha una parte umana e una parte divina, è in parte uomo e in parte Dio, e questa è la cosa un po' abbastanza straordinaria del cristianesimo. E quindi vive queste due nature, no? E quello che mi ha colpito in questo miracolo è proprio il fatto che la natura umana di Gesù si mostra in modo cristallino. È come, adesso faccio un paragone ovviamente un po' blasfemo, ma come se io fossi in campeggio, mi svegliassi una mattina affamato e vado alla macchinetta che distribuisce le merendine, metto dentro i soldi e provo, schiaccio perché voglio la merendina perché ho tanta fame, non mi scende giù, mi arrabbio e tiro un calcio alla macchinetta. Mi sembra un tipo di reazione di questo genere, molto molto umana, proprio della fragilità dell'umanità, diciamo, più vicina a noi, più calda rispetto a noi. Perché in un certo senso è facile riconoscere l'umanità di Gesù quando è sulla croce. Sulla croce vediamo Gesù che tra le infinite sofferenze, no, della crocifissione, che come sappiamo è una delle mo morti più tremende, si moriva dopo tantissimo tempo, si era staccati da terra perché non bisognava toccare terra, i parenti potevano stare vicino ma non potevano toccare la persona che subiva il supplizio, perché altrimenti sarebbero stati anche loro crocifissi. L'agonia poteva durare moltissimo tempo, si moriva generalmente per soffocamento, perché non si riusciva più a reggere, quindi il collo si incassava, si moriva per soffocamento, e spesso, quando l'agonia durava molto, c'erano altri da crocifiggere, c'erano delle feste, arrivavano e davano dei colpi sulle rotule, sulle ginocchia per romperle, in modo tale che le gambe non sostenessero più il corpo e quindi si morisse più velocemente di asfissia. È una morte veramente tremenda. Quando Gesù è sulla croce e urla perché mi hai abbandonato? Vediamo l'umanità, è un corpo umano che soffre e che quindi urla in questo modo qua. Quindi riusciamo a comprenderla. È più difficile comprendere un'umanità invece meno sofferente, più legata a qualcosa di veramente vicino a noi, come quella di questo miracolo del fico. Ecco, da questo spunto, ho immaginato un personaggio, appunto Simone, che è il proprietario di questo albero, che vede arrivare nel suo terreno questo gruppo no, di spiantati, no, questo gruppo di pacchi, sarebbe quasi come un gruppo di hippie che entrano lì, cioè di Strampalati, strampalati, tu scrivi. dico il proprio gruppo di strampalati che entrano nella sua proprietà, stanno lì, bivaccano e poi alla fine
in qualche modo gli distruggono una pianta che per lui era molto importante. E esattamente come il nobile della storia precedente, della storia degli anni 70, però non prende questa distruzione di una sua proprietà come qualcosa di negativo, ma lo prende come qualcosa che lo spinge a conoscere meglio questi ragazzi. Rimane ovviamente affascinato da Gesù, un Gesù che è, diciamo, circondato dal senso di morte, un Gesù che proprio traspira morte, che si sente morte, e in qualche modo lo insegue e grazie a questa conoscenza capisce anche meglio se stesso, capisce meglio i nodi del suo passato irrisolti, capisce meglio quello che gli è successo nella sua vita e diventa il rapporto con questo albero bruciato, un modo per trasformare anche se stesso come persona. E quindi in qualche modo il processo che racconto è quello di un uomo, perché questo Simone, il mio protagonista, che ha questo piccolo podere vicino a Betania, che vede bruciato il suo albero, è un criminale in sostanza, è molto molto umano e si trova di fronte a una divinità che mostra la sua umanità. E quindi racconto questa specie di passaggio di una divinità che diventa umana e nello stesso tempo, riconoscendo questa umanità nel divino, il mio personaggio riconosce una divinità, una scintilla di divino in se stesso, che invece era molto molto umano. E quindi il racconto è questa trasformazione del personaggio che riconosce paradossalmente in questo gesto le ragioni di una propria scintilla divina, le ragioni di una comune, diciamo, fragilità umana che rende divino l'essere umano. Ma è interessante perché è facile la fede che parte da ricevere un miracolo, tra virgolette, positivo, no? È più difficile la fede quando il miracolo è di questo tipo. Quindi è una fede nuova in qualche modo, no? Di cui tu Sì, scrivi. io credo che la fede sia sempre difficile, cioè credo che sia una cosa difficilissima. E anche le persone più intelligenti che si sono provate a descrivere che cos'è la fede, hanno provato a spiegarla, non riescono a spiegarla. Pascal diceva che è una scommessa vincente, no? Credere, avere fede, no? È veramente complicato. Io credo che la fede possa esserci nel momento in cui noi riusciamo a riconoscere che qualcosa di nostro, di intimamente nostro, corrisponde a qualcosa che è là fuori. Riusciamo a riconoscere una corrispondenza tra il nostro microcosmo, tra quello che si muove dentro di noi e quello che si muove fuori da noi. E questa corrispondenza, no, io credo anche per ragioni di difficoltà computazionale, chiamiamola così, non è mai spiegabile, la ragione non riesce mai ad arrivarci, neanche vicino. Bisogna sentirla, percepirla come qualcosa di possibile. E come succede spesso anche nelle culture orientali e così via, questo meccanismo, diciamo, riesce a nascere proprio quando il legame razionale, viene a mancare, no? I koan zen in questo senso sono portentosi, no? Nel senso, battiamo le mani, ma qual è il suono di una sola mano? Ecco, tutto quello che è illogico, tutto quello che scardina la possibilità razionale dà una possibilità di fede, dà una possibilità di fede. Però non è facile perché tutto quello che c'è fuori da noi ci indica che c'è caos, c'è imprevedibilità, c'è impossibilità di riconoscere appunto una rispondenza tra i nostri desideri, tra il nostro essere umani e quello che si agita là fuori. Il grande problema è proprio quello naturale, per quello l'albero diventa fondamentale. Per esempio, uno dei grandi momenti in cui la fede è crollata in Europa è stato per il terremoto a Lisbona, dove sono morte centinaia di migliaia di persone. E una delle domande era: ma perché Dio permette che succeda una cosa del genere? Perché permette che i figli muoiano? Perché permette la sofferenza? Perché, come dice Dostoevskij, permette l'eccesso della sofferenza? Perché quello che colpisce è quando il male va a colpire gli innocenti e li colpisce in eccesso, con crudeltà. Perché permette questo? Perché ci può essere persino un'idea di giustizia nella sofferenza. Ecco. Gesù, secondo me, rappresenta in questo senso. È proprio la personificazione del paradosso della nostra vita. In questo libro qua ho utilizzato diciamo una tesi teologica che è di Jack Miles, che è un grande teologo che ha scritto la biografia di Dio, ha scritto anche una bellissima biografia di Gesù. In sostanza, secondo lui, attraverso un'analisi delle scritture, che vabbè, io non mi permetto ovviamente di fare, seguo quella che dice lui e la riporto, però sostiene che Gesù viene sul piano storico a ridefinire il patto. Questa è la cosa fondamentale. Il popolo eletto, no, aveva fatto un patto
Il Dio, diciamo, di Israele era il Dio degli eserciti, era il Dio che prometteva al suo popolo prosperità, prometteva vittoria, prometteva vita, prometteva appunto prosperità, ma nella vita terrena. Nella vita terrena. Ed è questo appunto, no, che il protagonista. Esatto. E quello che invece succede con Gesù è proprio la ridefinizione di questo patto. In qualche modo è una sorta di Dio che viene per scusarsi, per dire no, non ho mantenuto il patto e anzi andrà sempre peggio, ma io sono venuto a soffrire qua tutte le sofferenze che soffrirete anche voi. E quindi come se si riconoscesse nel Dio e nell'uomo una comune fragilità. Ecco, l'elemento naturale è proprio quello che sta intorno a noi e che determina la nostra difficoltà a fare coincidere quello che dovrebbe essere Dio, che è giustizia, quindi torto e ragione, con la realtà. E quindi è, dal punto di vista narrativo, qualcosa di fondamentale, perché è come se fosse, la critica radicale della fiction. Okay? Quindi la narrativa, ciò che noi facciamo abitualmente, che è dare senso a ciò che è fuori da noi, ecco, viene radicalmente messo in discussione dalla realtà. E quindi la possibilità della fede è questa possibilità di coincidenza del torto e della ragione con la realtà, che è un'operazione difficilissima. Molto interessante. Tornando appunto al protagonista del libro, Simone, lui fa proprio questa traversata qui, no? All'inizio è un giovane ribelle, violento, che si muove per le strade di Gerusalemme, non accetta la presenza dei romani che mettono in difficoltà il popolo ebraico e in qualche modo compie tutta una serie di atti di molto violenti e quasi come lo dice, no? Come provocazione a Dio, a questo Dio ideale, giusto, nell'alto dei cieli, che non difende il popolo eletto, no? E quindi è questa la cosa molto interessante del libro e la traversata a cui tu hai Sì, beh, proprio accennato. quello che dicevo prima, no? C'è Esatto. un patto fra Dio e il suo popolo e questo patto viene messo in discussione perché il popolo in quel momento è occupato da una forza straniera che controlla tutto. Quindi quello che Dio aveva promesso non esiste e addirittura Simone decide di uccidere, di fare qualcosa contro ogni giustizia di Dio proprio per provocare Dio. Per dire, prova a darmi un segno, faccio qualcosa di completamente blasfemo, prova a darmi un segno della tua esistenza. Ecco, bisogna immaginare che la Palestina di quell'epoca era un luogo dove la spiritualità era probabilmente incomprensibile per noi oggi, nel senso che quasi tutti credevano di essere dei messia, dove la sensazione che ci fosse la presenza di Dio, ci fosse l'ingiustizia, era molto più grande, era uno di quei momenti assiali, no? Dove può succedere di tutto dal punto di vista spirituale. E non a caso in quel momento c'è stato Giovanni Battista, prima c'è stato Hillel, poi c'è stato Gesù, insomma è stato un periodo dove c'erano figure di una spiritualità incredibilmente alta, incredibilmente profonda, che proprio nasceva dalle contraddizioni reali della vita. Ma proprio la domanda teologica era quella: com'è possibile, se Dio è giustizia, è torto e ragione, che l'esercito romano abbia il possesso delle nostre terre? Addirittura uno dei problemi delle rivolte di Giuda di Gamere, eccetera, eccetera, nasceva dal fatto che i romani chiedevano una tassa. Una tassa non si possono dare dei soldi. Il denaro e le offerte si possono dare solamente a Dio, non si possono dare ai romani. Era considerato una cosa blasfema. E lì ci sono state le rivolte poi giudaiche, poi ci sono state le repressioni, eccetera, eccetera. E io immagino appunto questo mio personaggio come un radicale, diciamo, dell'epoca che si mette contro i romani, che a un Uno certo punto, zelota. uno zelota, sì, che si mette contro i romani, è una sorta di terrorista, girava con la sica, uccideva le persone, non riusciva ad arrivare ai romani perché erano troppo lontani, erano inavvicinabili ovviamente, però magari collaborazionisti, qualcuno vicino, e uccideva proprio in questo senso teologico, per provocare Dio, per vedere se aveva una reazione. Poi, come spesso succede, trova una donna, la ama tanto e si calma. Crea questa piccola comunità, va lontano sul Golan, crea questa comunità di eletti, di puri, e vive una vita quasi perfetta. Fino a quando i romani si ricordano di lui, lo vanno a prendere, gli sterminano tutta la comunità in cui viveva. Lui riesce a salvare sua figlia,
ma crede che la moglie sia morta. Poi scopriremo che poi la moglie in realtà non è morta e vabbè, non voglio poi svelare la trama. Il romanzo è abbastanza breve, però ci sono tante sorprese, se le svelo tutte poi nessuno lo legge. No, ma c'è una cosa che ti volevo chiedere, perché quando avviene, quando Gesù pronuncia questa maledizione, no, al fico, il fico si secca quasi subito, poi ci sono le due versioni di Marco e Matteo, lui, la prima reazione di Simone è ancora secondo la vecchia, cioè lui vive in un momento tranquillo, no? Ha di nuovo ritrovato una tranquillità, un equilibrio, no? Vicino, in questo casolare, vicino al fico, con la figlia, con Rebecca. Poi avviene questo fatto e lui, come prima reazione, prende la sica, no? Sì, bisogna ricordare, lui alla fine è un assassino, cioè è uno comunque che ha un rapporto privilegiato con la morte, quindi la prima reazione è essere l'uomo che era, ritornare a essere quello che era, aveva risolto i problemi con la violenza e cerca di risolverli con la violenza, e anche perché pensa che quella bruciare quell'albero nel suo piccolo appezzamento, tra l'altro un appezzamento dove lui vive sotto falso nome perché è ancora ricercato dai romani, e quindi ha paura che possa essere un segno che hanno lasciato per poi farlo prendere. Oltretutto, insomma, non è sicuro che sia del tutto passata per i romani la condanna, teme sempre che possano arrivare. E la sera prima vede Gesù che parla con un sacerdote del Tempio, e quindi immagina che ci possa essere qualcosa, un complotto, no, dietro questa cosa qui. Qui, per esempio, secondo me c'è una grande differenza tra una mentalità cospiratoria e una mentalità sacrificale, no? In un certo senso, perché il cospiratorio cerca di immaginare sempre che ci siano delle trame che lui deve cercare di decrittare, mentre il sacrificale, una mentalità sacrificale, vede il corpo, vede la vittima, no? E il corpo della vittima non ti permette di fare troppi pensieri sulle cose che stanno intorno, ma cerca di essere d'aiuto e cerca di stare vicino alla sofferenza reale. Ecco, piano piano lui si muove tra queste due prospettive, parte da cospiratorio e quindi pensa che ci sia dietro chissà quale movimento, però insegue Gesù, capisce che in Gesù c'è una verità che lui deve in un certo senso scoprire fin dal primo momento in cui lo vede così attraversato dalla morte, così preso dalla morte e così carismatico, così nobile, così in grado di muovere le coscienze, di muovere le persone vicino a lui. È come se fosse una specie di magnete che attira le persone intorno, tanta era la sua potenza, diciamo, spirituale. Ecco, appena lo vede capisce che lì c'è qualcosa. Ha una prima reazione, ovviamente, che è ritornare a quello che era, ma poi dopo si apre necessariamente a tutto il resto. Tanto che poi viene implicato in una sorta di complotto da parte dei sacerdoti del Tempio per uccidere Gesù, non voglio svelare tutta la trama, però dico, e arriverà anche vicino ad ucciderlo, avrà anche l'occasione, però a un certo punto Gesù lo guarderà negli occhi e gli dirà torna a casa, non è questo quello che devi fare. E questo tornare a casa, e addirittura poi lui sarà attraversato dal rimorso per quello che ha pensato di fare e penserà, mentre ritorna a casa nel deserto, di uccidersi, e non lo farà perché a un certo punto, mentre sta pensando appunto di uccidersi, è notte, sente una falena che gli tocca la guancia, e questo appunto, questo minimo elemento naturale di grazia e di bellezza che lo tocca in un momento critico lo fa svoltare e lo porta in quel momento di bilico, e le ragioni della vita, anche di una vita così bella, così fragile, così meravigliosamente completa, anche se così meravigliosamente caduca, perché la vita delle farfalle dura pochissimo, lo convince, lo sposta leggerissimamente la bilancia e lo convince alla vita, in sostanza. La vita che poi vuol dire abbracciare la propria vita familiare, i rapporti con le persone che ama, senza segreti e senza il peso della morte che si portava appresso prima. Come avrete capito, è un romanzo molto intenso e molto, molto bello, ed è proprio in questo, no? In questa constatazione che non è più necessaria la vendetta per vivere, che sta questo, forse questo nuovo patto di cui
parlavi e che è qualcosa che riguarda ciascuno di noi quando quello che dicevi prima, no? La fede è in realtà la fede nella giornata, no? Rispetto alle piccole cose. Quindi questa traversata dagli ideali adolescenziali alla constatazione di uomo, no? Che ha fatto la sua traversata e che ha fatto i suoi errori e ha fatto degli incontri importanti, è veramente, veramente interessante. Senti, io volevo chiederti anche questo. Mi ha molto colpito, no? La tua audacia e sensibilità anche nel confrontarti con un testo così imponente come il Vangelo. Ma a pensare bene, in tutti i tuoi romanzi, tutti i tuoi romanzi in qualche modo si avvicinano, si intrecciano al testo, alla letteratura, agli scrittori. E questa è una cosa veramente interessante perché è proprio come dire, c'è oltre allo scrittore c'è il lettore, non è il lettore che legge i libri, no? Cioè il lettore che restituisce qualche cosa delle letture che ha fatto. E trovo molto interessante questo modo di forzare anche, no? Le storie a cui tu intrecci le tue. Ci dici qualcosa rispetto a questo? Ma per esempio io su questo libro in particolare da moltissimo tempo giravo intorno all'idea di scrivere qualcosa che fosse legato a quel periodo storico, alla figura di Gesù. Ci sono alcuni miei libri dove per esempio c'è San Francesco, ci sono altri libri che sono infarciti di citazioni bibliche e via dicendo. Anche questo ovviamente ho trafugato il Vecchio e il Nuovo Testamento, ho messo cose di tutti i tipi. E l'unica cosa che mi frenava, per esempio in questo caso qua, era il fatto che scrivere un testo che riguardava un periodo così lontano, era difficile, no? Perché, quando scrivi un testo devi far sentire a chi legge i sapori, gli odori, i colori. Le persone a quell'epoca mangiavano certe cose, vivevano in un certo modo, sentivano certi sapori, vedevano certi tramonti, avevano certe consuetudini e non è facile ricrearle, ovviamente, perché bisogna avere tutta una serie di conoscenze. E questo mi frenava ovviamente molto, perché dico, ma cosa mangiavano, per esempio, cosa succedeva, cosa, eccetera. E questo mi frenava moltissimo. Però a un certo punto, quando ho cominciato a scriverlo, non so come mai, forse tutte le letture che avevo fatto mi erano, perché l'ho scritto tra l'altro in pochissimo tempo e senza nessuna preparazione, cioè non è che sono andato a leggere testi o mi sono preparato, eccetera, eccetera, è proprio venuto. E probabilmente tutte le letture che avevo fatto prima, tutto quello che avevo assimilato, tutto questo mio desiderio di raccontare quel periodo me l'ha fatto sentire come una seconda pelle, cioè riesci a scrivere bene una cosa solamente quando ti metti nei panni dei personaggi, quando senti le cose come le sente Simone, come le sente Rebecca, come le sente, quando li senti proprio sensualmente, senti i sapori, vedi lo vedi proprio. Per esempio, ci sono certi sapori che sento ancora adesso, per esempio i romani, i soldati romani bevevano una mistura di acqua e di aceto, era proprio la tipica bevanda del legionario, no? Perché l'aceto disinfettava un po' l'acqua, l'acqua all'epoca era poco potabile, eccetera, eccetera. E c'era questo particolare sapore, che io, odore, che io sentivo. A un certo punto faccio arrivare una legione e questa legione arriva, si sente la polvere e si sente questo odore, no? Di acqua e di aceto, che era proprio tipico. Ecco, e riesci a scrivere bene una cosa quando ti entra come una specie di pelle, la senti dentro, no? Ecco, io ho cominciato a sentirlo e mi sono mosso. E la cosa particolare è stata che, a differenza di molti altri testi che invece riguardano il periodo di adesso, magari la storia recente italiana, che sono quelle che ho fatto, quindi cose che ho vissuto, mi sono sentito straordinariamente più libero. Era come se quelle vicende di quel periodo storico mi riguardassero personalmente. E fossero molto più vicine a me rispetto a storie che magari sono di adesso. Trovo molto più facile o molto più vicino, molto più calzante per i temi che riguardano il presente, una storia ambientata in quel periodo che una storia di adesso che riguarda gli algoritmi o cose di questo tipo, per esempio. E questo senso appunto di aderenza tra quello che senti e quello che scrivi mi ha fatto sentire proprio estremamente libero. A un certo punto la storia è veramente venuta da sola, aveva il suo rito, aveva i suoi odori, aveva le sue immagini ed ero veramente dentro questo tipo di esperienza, era come se fossi trasportato in questo periodo. Ecco, questa sensazione di libertà e di felicità nella scrittura è una cosa rara, perché di solito faccio una fatica, detesto tutto quello che faccio, lo cancello, lo rivedo 2000 volte, non mi va mai bene, lo trovo sempre sbagliato.
sbagliato, non sono mai soddisfatto, eccetera, eccetera, perché in fondo trovo che c'è sempre qualcosa che non è completamente vero. In un certo senso è come se la fiction mi mascherasse, non mi facesse dire quello che voglio. In questo caso qua, invece, utilizzare come metro di paragone la fiction divina, sostanzialmente i Vangeli, ha fatto l'opposto, è una fiction che ti libera, che ti smaschera, che non ti permette di raccontare balle. E questo è veramente liberatorio, è come fa psicanalisi in un certo senso, oppure in qualche modo. Comunque è qualcosa che è veramente, veramente liberatorio. Quindi lo consiglio a tutti gli scrittori, scrivete qualcosa che ha a che fare con i Vangeli perché vi liberate. Sì. Senti, questo che hai detto mi ha suggerito un'altra domanda, perché un'altra caratteristica interessante della tua scrittura, dei tuoi libri, è che ciascun libro ha la sua lingua. Cioè c'è una materia linguistica differente, una stoffa differente. E questo è ancora di più anche in questo caso è così. E questo come accade? Cioè viene in modo fluido oppure... Ma non so, di solito non è un'operazione che avviene a tavolino. Comincio a fare degli esperimenti e comincio ad avere delle guide, una specie di guida linguistica. Cioè, immagino che alcuni autori, per esempio, alcune esperienze possano essere d'aiuto, però non sempre indovino subito, non sempre va bene, non sempre c'è coerenza. Molto del lavoro, per esempio, è prendere da fonti linguistiche diverse fra di loro e poi riuscire ad amalgamarle. Questa è l'operazione, diciamo, più creativa. Per cui, non so, per dire, questo libro degli anni 70, che ho finito da poco, per cui ne posso parlare, utilizzo dei linguaggi che riguardano appunto la musica dell'epoca, i comunicati dell'epoca, le trascrizioni e le trasmissioni radio dell'epoca, i fumetti dell'epoca, gli autori dell'epoca. È come se entrassi dentro quel periodo, no? E quindi crea una sorta di impasto linguistico, no? Che alla fine mi fa venire le parole. Però è anche chiaro che, per esempio, ci sono altri aspetti. Per esempio, in questo libro che ho scritto c'è il linguaggio comico che è declinato attraverso tutta una serie di autori che sono soprattutto nordamericani, che io sentivo, che ascoltavo in inglese, con il linguaggio degli anni 70, il linguaggio che riguarda la cultura pop, la cultura letteraria, il giornalismo, eccetera, eccetera. Allora il problema è riuscire a mettere insieme e riuscire a far stare insieme piani linguistici diversi. E questo crea però il linguaggio adatto per il tipo di storia che voglio raccontare, che mischia insieme appunto l'idea della comicità e della comicità nella politica con un periodo storico. Quindi il lavoro è sempre quello di riuscire a trovare una quadra fra codici linguistici fra loro diversi, in questo caso addirittura uno principalmente in inglese, quindi era proprio un'altra lingua, e quindi riuscire a farli stare insieme. Non è sempre detto che funzioni, perché ho scritto dei libri che dove questi impasti non funzionavano, infatti sono rimasti nel cassetto, per cui è sempre un rischio. In questo caso credo di esserci riuscito, ma ho fatto una fatica che non... Ma sei tu che ritieni che non sia riuscito? Sì, sì, sono sì. Io, sì, sì, sì. Capisco. No, effettivamente c'è proprio questa fluidità, no? Che credo sia un lavoro, cioè per il lettore c'è una fluidità ed è molto più semplice accogliere il personaggio con le sue stranezze, le sue follie, le sue bizzarrie. Quindi immagino che per chi ma scrive... la coerenza di un personaggio è una coerenza anche linguistica, cioè un romanzo è fatto di parole. Se non trovi la chiave linguistica per esprimere un personaggio è come se non ci fosse. Cioè anche la descrizione di un gesto, cioè quello che tu vedi, ecco, se non ha una forma linguistica, se non ha le parole per riuscire a essere espresso, non c'è di fatto. Quindi il problema è trovare la forma linguistica. E la forma linguistica ovviamente è anche stratificata. Cioè può essere semplicemente funzionale in alcuni casi, per carità, però diciamo secondo me funziona meglio quando trovi un codice, quando quei gesti vengono in qualche modo, quello che tu vedi del personaggio, la sua descrizione, i suoi gesti, le sue parole, i suoi pensieri, vengono filtrati da un codice che è stratificato, che rende giustizia anche della reale cultura che questo personaggio viveva, delle reali parole di cui è fatto, di tutti i memi che gli formano, di tutti i pattern cerebrali che gli funzionano in testa, e quindi crei attraverso le parole l'immagine giusta. È come un film, devi vedere il personaggio, deve avere il costume giusto, deve avere la faccia giusta, deve avere le espressioni giuste, eccetera, eccetera. Lo devi costruire. Ecco, allo stesso modo, in un libro non hai un'immagine
un'immagine, hai delle parole, e se queste parole non riescono, diciamo, a scalfire, a rendere l'unicità, diciamo, del personaggio, della situazione che racconti, sì, non scrivi un romanzo, ma scrivi una sua contraffazione, un oggetto consolatorio, testimoniale del fatto che si, però sì, ha poco valore, secondo me. Poi può essere piacevole ogni tanto leggerlo, perché magari passi il tempo, magari c'è un bel meccanismo narrativo, però non è che renda più profonda la tua conoscenza della realtà, ti faccia conoscere qualcosa, ti metta sotto gli occhi qualcosa che prima non sapevi. E secondo me, se un romanziere non tenta di fare almeno, poi può fallire, e anche fallire miseramente, però se non tenta di fare questa cosa, potrebbe anche non scrivere il romanzo, non è necessario scrivere a tutti i costi. Certo. In effetti la vita ha proprio una struttura narrativa per ciascuno di noi, e ogni cosa è una questione linguistica narrativa, anche le cose, no, che viviamo tutti i giorni. Quindi, sì, non possiamo vedere la realtà se non la vediamo narrativamente. Ecco, quello che mi preoccupa adesso è proprio questa cosa qua, nel senso che probabilmente se un domani scriverò qualcosa riguarda proprio il fatto che questo aspetto qua, che è estremamente umano, cioè l'aspetto dell'uomo come animale che racconta storie, adesso sta piano piano svanendo. L'uomo non è più un animale che racconta storie, e questo è una grave perdita antropologica, secondo me. C'è una possibilità, ecco, una storia è un movimento narrativo che riconosciamo nella realtà, che vediamo nella realtà e a cui diamo un senso. Quindi lo impostiamo, lo sviluppiamo e lo concludiamo dal punto di vista di Aristotele, la poetica di Aristotele. Ecco, noi vediamo, è quello che facciamo abitualmente, no? Vediamo delle persone, raccontiamo un pettegolezzo, noi diamo un senso alla realtà sviluppandola in modo narrativo. La narrativa è raccontare storie, è il nostro modo per vivere la realtà dandogli senso. Ed è probabilmente il senso fuori da noi, questo è il problema di cui parlavamo prima, la fiction che noi facciamo e la realtà fuori da noi, il torto e la ragione, e la realtà probabilmente non combaciano, anzi non combaciano quasi mai probabilmente. E quindi quello che noi facciamo è dare un senso dove probabilmente non c'è. Ecco, ma questo è quello che ha reso l'uomo, ha permesso all'uomo di andare. Quello che sta succedendo adesso è una sostituzione, diciamo, della narrativa con gli algoritmi, con un altro tipo di rapporto con la realtà. E questo è una sorta di cambiamento antropologico molto, molto rilevante. Al quale stiamo assistendo. Non credi che sia più difficile raccontare storie quando non tolleriamo più l'assurdo, il paradosso, la contraddizione, quello che non torna, quello che non capiamo? Oggi che sembra non esista più il dibattito, no? C'è solo un fronteggiamento di una posizione contro un'altra, cioè solo una rappresentazione degli opposti, senza un reale tessuto, no? Che è essenziale per il ragionamento. E per raccontare storie, forse, come nei tuoi romanzi, tu non c'è mai un approccio correttivo, non devi mai mettere in linea i personaggi, no? Cioè l'accoglienza, no? Del personaggio nella sua complessità, con i suoi paradossi, con le sue contraddizioni. Ed è questo che consente, forse, la narrazione. Diciamo, la narrazione può essere di tanti tipi, può essere anche consolatoria, esiste persino uno storytelling del male, cioè il nazismo aveva creato sugli ebrei uno storytelling malvagio che funzionava, perché uno storytelling era dare un senso a qualcosa che non c'è. La storia di fatto non è né buona né cattiva, no? E spesso aiuta anche, ahimè, le ragioni delle guerre, spesso delle narrazioni magiche o dello storytelling magico ha favorito pogrom, ha favorito disgrazie, ha favorito massacri. Voglio dire, non è che sia sempre un bene, non è che sia, è comunque un tentativo per noi tutti, certo, di dare un senso, è una ricerca di senso, giusto o sbagliato. Ecco, quello che dovrebbe fare un narratore e un romanziere è mettere la contraddizione, cioè mettere in discussione qualunque senso narrativamente, fare in modo che qualunque senso che dai fuori venga in qualche modo riassunto in un ordine più vasto che quello naturale, che permetta appunto di avere uno scambio con la realtà che non sia solamente consolatorio o che non ti dia. Quello che sta succedendo adesso è proprio l'irrigidimento dei pattern narrativi, per cui per esempio nei social è una bolla che ti restituisce sempre la stessa narrazione. Se tu vai dentro e dici una cosa, quello che ti rispondono sono i tuoi amici che la pensano come te. Se uno non la pensa come te, lo togli.
La narrazione è il tentativo, è stato costantemente, storicamente, il tentativo di avere una sorta di quadra o di punto in cui le contraddizioni potessero stare dentro a una narrazione, dove le diverse posizioni possano convivere sul piano della narrazione per un senso complessivo della realtà. Quello che diceva Bakhtin di Dostoevskij del romanzo polifonico era mettere l'anarchico, il religioso tutti insieme su un piano di parità, rendere tutti i punti di vista. La narrazione è capire il punto di vista dell'altro, creare una realtà, una descrizione della realtà per com'è nel suo movimento narrativo all'interno delle contraddizioni possibili. Quello che succede adesso con uno storytelling algoritmico è che invece non esiste questa mobilità, non esiste la possibilità di fare uno sforzo narrativo per riuscire a mettere nella narrazione, nel senso della narrazione, gli opposti, le cose diverse fra di loro, ma esiste una restituzione, diciamo, di uno sguardo molto molto parziale che ti viene restituito costantemente e che ti sembra la realtà, quando ovviamente non è la realtà, neanche lontanamente. E questo può provocare solamente dei risvegli molto tristi, perché si arriva a quella forma, a quelle forme, diciamo, di narrativa che si autoalimentano con un sistema di feedback positivo, per cui non fanno altro che rimandarti in forma amplificata a quello che già pensavi prima e che non permettono la correzione. La narrazione, invece, se vuoi dare veramente senso alla realtà, è quasi simile a un processo scientifico, dove si va per approssimazione e ci si avvicina alla realtà. Questo è uno sforzo che tutti dovremmo fare, di adeguare costantemente la nostra narrazione a una realtà che cambia, nostra personale anche, perché quando abbiamo dei traumi, quando sentiamo che è qualcosa che non va in noi, spesso è perché la nostra narrazione non corrisponde più a una realtà. Noi pensiamo di noi delle cose che non hanno a che fare più con la realtà. Noi pensiamo di essere indispensabili al nostro ufficio e poi lì ci licenziano. E lì ti svegliano, è come il reale, viene a bussarti alla porta e ti dice: non è così. Ecco, spesso questo tipo di solipsismo, questa forma, diciamo, di restituzione algoritmica della narrazione rende impossibile quello che invece è il processo più naturale e umano nel corso del tempo, che è quello di costante adeguamento, anche interpretativo, della nostra narrazione nei confronti della realtà. Bene, Alberto, grazie davvero per le cose belle che hai detto intorno a questo libro e che vi suggerisco davvero di leggere perché è molto interessante, è bello, è una narrazione molto coinvolgente. E un saluto a tutti e buona serata. Grazie ancora. Thank you.